È doverosa di non prendere, come dice giustamente Gabriele nel libro, offerte, quando sei da solo, inutile prendere 18 yogurt che te devi far venire in agolite per finirli per la scala. C'è un mio amico che è talmente tirchio, c'ha un pennarello apposta da anni, lui trucca la data, ce l'allunga, ma ha rischiato di farci morire 7-8 volte, lui dove vede 8, lui ti fa un 9, fa anche l'anno dopo, dice tanto, hai visto come scrivono loro, lui mi dice preferibilmente, cioè non è che è tassativo, c'è da consumarsi preferibilmente, e lui preferibilmente lo allunga di qualche anno, se preferibilmente ce la scivi vivi, ma io faccio sì una spesa così, ma preferisco ripetere gli ultimi tempi proprio per un rispetto al momento, al contesto storico, rimanere magari come tutti gli scavoli, come nei telefilm, gli investigatori privati, i poliziotti, tutta una casa. Preferisco rimanere con frigo vuoto, riuscire, che è anche un pretesto, magari per andare al ristorante, che avere cose scadute e buttare, che mi sembra in questo periodo uno schiaffo inutile. Invece Gabriele, discount a gogo. Sì, nel senso che a me mi ha colpito molto quando furono spesi 150 milioni di euro per quella, vi ricordate quella cosa del, quella ricerca, i neutrini, quell'esperimento dei neutrini da Ginevra, dovevano arrivare qua sotto il Gran Sasso, no? E furono spesi 150 milioni di euro, e lo so, quindi perciò lo dico, e invece c'è gente che non riesce a fare la spesa con il proprio stipendio, così tutti a discount, dove trovi prodotti imitazione, pasta a Barella, Coca Cola, tonno uno stronzo, tutto il sempre in offerta, pasta in offerta, la carne in offerta, biscotti in offerta, frutti in offerta, tutti in offerta. Una volta ho riempito 4 carrelli, sono andato alla cassa e gli ho dato un euro. La cassiera mi fa che è l'offerta, sempre sempre. Non ce la fai a resistere. Vabbè, poi dai, questo è veramente molto carino, fa finire poi col pomodoro, nel senso, in realtà, senza leggere tutto, però in realtà qui ormai arrivano prodotti transgenici e vengono tutti da fuori, Spagna, Olanda, non sto scherzando, e io mi sono chiesto, i pomodori, quelli di una volta, quelli buoni, quelli sugosi, quelli che tu dopo 3 giorni o li mangiavi o marcivano, no? Invece adesso tu quei pomodori che arrivano dall'Olanda, che secondo me sono fatti con lo stesso materiale degli zoccoli, tu li metti direttamente in dispenso in frigo e stanno lì per mesi. Mia moglie uno l'ha comprato che c'era ancora Bertini, e lì, bello gonzo, rosso, coatto, mentre parlo, ma che cazzo? Parla, lo stronzo che mi risponde. Sì, però poi mori. Perché sono transgenico. A me quando mi tolgono dalla pianta, mi sfidano. Se mi metti vicino a un cellulare, te lo ricarico. Questa è la televisione che rovina tutte le cose, perché chiaramente loro facendo la pubblicità ti fanno vedere tutti i prodotti belli, sei un po' ammaccato tu, è meglio che non lo compri, è la pubblicità che ci spappola il cervello, ma è proprio grazie alla pubblicità che si fanno tutte le interminabili soap, le fiction, Quark, Super Quark, Ermaio de Quark, il figlio de Quark, tutto Quark, estate de Quark, ma se Quark è morta se non lo sanno, loro. No, sto scherzando, è solo che troppa cultura in Italia, no, è meglio no, meglio troppa cultura. Adesso ci sono i reality, tutti stanno ad aspettare che ricominci la 30ª edizione del Grande Fratello e lo dimostrano i dati Auditel. Poi se viene tuo figlio e ti chiede, ma quelli chi so? Questo è vero, mi ha detto papà chi so quelli? Ha detto papà quella è gente presa dalla strada. E perché stanno in TV? Perché stanno in TV? Perché gli autori quando hanno loro si trovano si, e se ti spiego come nascono i bambini è più facile. E qua in questo libro ci sono tutti questi pezzi, questi ricordi veramente da ridere, e in più c'è un sapore, un odore particolare che non è quello che avete pensato, ma di mangiare, di cibo buono, tanto cibo, tante ricette, sì. C'era il baccalà di nonna, il baccalà friggeva tutto, mi nonna tutto, un altro po' stava a friggere pure il gatto che stava per casa. Giuro, mignolo, tutto, andavamo a fare vasche in giro per il corso di Sulmone, quel corso 20 metri per 40, dove tu incontri le stesse persone, la forma di saluto è sempre quella, che si dice? E che cazzo vuoi? Cioè, che cazzo ci hai voluto fare? E io facevo 7-8 vasche per lasciare andare via questo odore di fritto, mamma mia, poi l'olio. L'olio della volta però era quello della macchina, mica quello. Dopo... Flavio ride perché lui si ricorda il percorso. Quanto altro abbiamo fatto? Mamma? No. È vero, no, ma mentre io la scopo. Ma sì, voglio dire, è bello perché mentre lui racconta mi torna indietro e mi riappaiono le immagini di quando eravamo
ragazzi. Senti, insomma, ma com'era lui a Pitani? Ma io credo, ma io credo che grazie al cielo, no, la vita per ora non ce l'ha fatta a spegnere l'entusiasmo. C'è una cosa adesso, così dopo citare un libro bello quasi quanto quello di Gabriele, che viaggia a termine. Ciao tesori, ciao, ciao amore. Tu come ti chiami? Flavio, ma mi puoi chiamare come vuoi, porca miseria, sta aspettando. Tesoro mio, il secondo nome mi chiamo Emanuele. Se vuoi, di terzo Guido, quello finito. Ma tanto lo sbagliano sempre, pure.